Allora, benvenuti a tutti, benvenuti in particolare a tutti i nostri futuri studenti che partecipano così ad una prima lezione. Benvenuti ai colleghi che oggi vedo numerosi in quest'aula. Abbiamo anche l'onore di avere con noi il professor Modugno, giudice della Corte Costituzionale, che ringraziamo per la sua presenza. E con questo incontro si rinnova una tradizione che è stata inaugurata 3 anni fa, che si deve a un'idea di chi mi ha preceduto alla direzione del Dipartimento, cioè il professor Benvenuti, quella di affidare una prima lezione di diritto ad un docente di una università straniera. È un modo per accostarvi alle problematiche giuridiche da un punto di vista diverso, con la trattazione di un tema di carattere generale, un tema che dunque può essere compreso anche da chi ancora non ha iniziato a studiare diritto oppure lo ha studiato pochissimo, magari alla scuola superiore. E naturalmente verranno fuori dei problemi, ci saranno aspetti problematici che verranno messi in evidenza, ma questo vi consente di comprendere un po' il modo con il quale si insegna diritto in questo dipartimento. Io mi fermo qui e entro subito nel vivo della lezione, che quest'anno è tenuta dal collega dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona, professore Saiz Arnaiz, al quale porgiamo veramente un ringraziamento sentito per aver accettato di impegnarsi in questa lezione, di avere trovato anche il tempo per meditare, perché è un compito forse non così semplice, mettere in piedi l'esposizione di un problema destinato a ragazzi che ancora non hanno mai studiato diritto. E quindi un ringraziamento di cuore ad Alejandro, che ha affettuosamente accettato il nostro invito, e gli do immediatamente la parola. Grazie. Grazie, direttore. Le prime parole di questo incontro devono essere di ringraziamento a coloro che hanno reso possibile la mia presenza oggi tra di voi. Ringrazio dunque il mio collega, il professor Marco Ruotolo, e soprattutto il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il professore Giovanni Serges. Per chi vi parla, è un onore e un privilegio potersi rivolgere in questa occasione a tutti voi, studenti e carissimi colleghi. Quando nel mese di giugno scorso il professor Serges ebbe la gentilezza di invitarmi ad intervenire in questa prima lezione di diritto, gli proposi come tema il ruolo dei giuristi nel processo di integrazione europea. Gli avvenimenti che stiamo vivendo in Europa negli ultimi tempi credo giustifichino ampiamente la volontà di riflettere su questo tema. Forse direi ancora di più sul futuro dell'integrazione che sul ruolo dei giuristi. Quasi nulla di ciò che accade ed è accaduto in Europa può spiegarsi senza ricorrere al diritto. In altri termini, l'imprescindibile presenza del diritto nell'evoluzione del processo di integrazione sovranazionale, a partire dai primi anni 50 del secolo scorso, ci suggerisce una lettura dello stesso proprio a partire del ruolo che i giuristi hanno rivestito durante
durante questi quasi 70 anni. Jean Monnet, il grande visionario dell'Europa unita, afferma nelle proprie memorie, cito testualmente, «Nulla è possibile senza le persone, nulla è duraturo senza le istituzioni». Fine citazione. Istituzioni per la cui configurazione e funzionamento il compito dei giuristi si presenta come insostituibile. Tale convinzione portò Monnet a incaricare la redazione del primo dei trattati comunitari, il Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ceca, a Maurice Lagrange, membro del Consiglio di Stato francese, la più alta giurisdizione amministrativa composta da sempre, dall'inizio del secolo XIX, di giuristi di elevatissimo profilo. Uno storico inglese, Keith Lowy, ha definito l'Europa nel titolo della sua opera più conosciuta come un continente selvaggio. Il susseguirsi di guerre e conflitti di ogni tipo tra le nazioni europee, sin da quando emerse lo Stato moderno come forma organizzata di potere politico, conferma la condizione selvaggia del nostro continente. Pensiamo solamente alla prima metà del secolo scorso, alle due guerre mondiali che resero l'Europa un grande campo di battaglia nel quale morirono all'incirca 50 milioni di persone. 50 milioni di persone. Non ci si deve stupire che la volontà dei padri fondatori della nuova Europa del dopoguerra fosse esattamente la pace, mantenere la pace. Così si scrive nel manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, tra gli altri, e così si scrive anche nella dichiarazione Schuman. Appena due settimane fa, nel suo discorso intorno allo Stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo, Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, affermò: «Innanzitutto Europa significa pace. Non è casuale che il periodo di pace più lungo della storia europea ebbe inizio con la formazione delle comunità europee». La conquista della pace nel contesto del secondo dopoguerra europeo fu possibile grazie ad una doppia architettura istituzionale innovatrice delle relazioni internazionali e del diritto internazionale pubblico per come concepito fino a quel momento. In entrambi i casi, come vedremo, si intendeva limitare la sovranità assoluta degli Stati, che secondo le parole di Spinelli nel manifesto di Ventotene ha portato alla volontà di dominio sugli altri, in modo che solo la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani renderebbe possibile il riordinamento dell'Europa secondo il nostro ideale di civiltà, limitare la sovranità selvaggia degli Stati. Alla fine degli anni 40 si creò il Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale per la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, appena tre anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Non era mai successo prima che si cooperasse tra Stati con questo proposito. Né la Società delle Nazioni né l'ONU, la prima creata nel periodo tra le due guerre mondiali, la seconda con la Carta di San Francesco del 1945, sono arrivate così lungo, così lontano. Il primo risultato di questa cooperazione europea tra Stati nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, il primo risultato fu la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ben nota
come la CEDU. In questa città, a Roma, nel Palazzo Barberini, nel mese di novembre, primi giorni del 1950. Si trattava del primo, e vorrei sottolinearlo, del primo trattato della storia dell'umanità col quale vari stati si impegnavano per la garanzia collettiva dei diritti umani di tutte le persone, non soltanto dei cittadini degli stati membri. Gli individui divenivano così soggetti del diritto internazionale e gli stati assumevano l'obbligo esigibile da parte della comunità internazionale, degli altri stati membri, di rispettare quei diritti. Veniva creato un tribunale internazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che poteva emettere sentenze di condanna nei confronti di uno Stato per la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione a danno di una o più persone. Una novità, se mi consentite l'uso del termine, assolutamente rivoluzionaria. Una novità che passò in larga misura inosservata da parte della maggioranza degli studiosi dell'epoca, anche se non mancò chi come Lauterbach, uno dei più grandi internazionalisti del secolo scorso, rilevò come il meccanismo convenzionale, con tutte le sue implicazioni, avrebbe determinato una importante limitazione della sovranità statale. Oggi, a distanza di 70 anni, dobbiamo riconoscere che Lauterbach aveva ragione. Le sentenze vincolanti della Corte di Strasburgo hanno indotto addirittura riforme costituzionali in alcuni stati parte del sistema. E anche se la garanzia convenzionale non è di certo un meccanismo perfetto, rappresenta un passo in avanti di assoluto rilievo per la protezione dei diritti umani. L'Europa è oggi l'unico luogo del mondo nel quale una persona, qualsiasi persona, che si ritenga vittima per la violazione di un proprio diritto, può chiamare uno Stato a rispondere delle sue responsabilità e a riparare il danno cagionato dinanzi ad una corte internazionale. Ci sono altre corti internazionali per la garanzia dei diritti dell'uomo, la Corte Interamericana nel continente americano e la Corte Africana. Però in questi due sistemi l'accesso del singolo ai tribunali è impossibile. I singoli soltanto possono arrivare direttamente dinanzi a una corte internazionale contro uno Stato per violazione di uno dei suoi diritti nell'ambito del sistema europeo, sin dal fine del secolo scorso, nell'ambito del sistema europeo di garanzia dei diritti dell'uomo. 12 paesi parteciparono all'elaborazione della Convenzione di Roma tra il 1949 e il 1950, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Attualmente 47 Stati europei, tutti eccetto la Bielorussia e la Città del Vaticano, partecipano alla Convenzione. Questa è la miglior testimonianza dell'importanza di questo sistema. Nessuno Stato vuole risultarvi escluso. Nessuno Stato vuole uscire del sistema malgrado le minacce di Stati come il Regno Unito e la Federazione Russa. Quasi contemporaneamente all'elaborazione della CEDU, in un continente diviso, quei tempi, da una cortina di ferro in due blocchi antagonisti e contrapposti sul versante politico, economico e militare, le cosiddette democrazie liberali, democrazie sociali, e gli stati membri del gruppo, diciamo, comunista, gli stati del cosiddetto socialismo reale, in un continente diviso in questi due blocchi antagonisti, iniziava l'esperienza delle comunità europee
con la prima di esse, la già menzionata Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. In questo caso, i sei Stati partecipanti, Germania, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si imposero per un ambito molto limitato e a modo di prova una limitazione accettata di sovranità. Il mercato del carbone e dell'acciaio, carbone e acciaio che a quei tempi erano due prodotti essenziali per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, il mercato del carbone e dell'acciaio sarebbe stato regolato da una autorità sovranazionale e perciò indipendente dagli Stati, dotata della capacità di vincolarli con le proprie decisioni, l'alta autorità per il carbone e l'acciaio. Qui sì, a differenza di quello che accade nel Consiglio d'Europa, qui sì, la limitazione della sovranità era e ancora oggi il presupposto della nuova organizzazione. L'obiettivo ultimo, sempre riprendendo le parole di Jean Monnet, non è unire gli Stati, ma unire le persone, rendendo consapevoli i cittadini europei dei vantaggi prodotti dall'appartenenza ad una unione di Stati che continuano ad essere sovrani, ma che decidono di condividere alcuni segmenti di tale sovranità. La Comunità del Carbone e dell'Acciaio funzionò talmente bene che gli Stati, quei sei Stati, furono pronti ad estendere la cooperazione economica al di là di questi due ambiti. Così si addivenne alla firma nel 1957 dei Trattati di Roma istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica. 1957. L'intento era quello di creare durante i 30 anni successivi un mercato unico senza frontiere interne, un mercato unico all'interno del quale i lavoratori, i fornitori di servizi, le merci e i capitali potessero muoversi e stabilirsi in qualsiasi parte del territorio delle comunità entro le frontiere comuni senza discriminazioni per motivi di nazionalità. Di nuovo si trattava di un proposito sconosciuto nelle relazioni internazionali, indubbiamente ancora una volta rivoluzionario. Raggiunto per gran parte l'obiettivo, nel 1986 si decide la prima importante riforma dei trattati della comunità, i tre trattati, carbone e acciaio, Euratom, energia atomica e comunità europea. Si decide la prima importante riforma di questi trattati attraverso il cosiddetto Atto Unico Europeo, che ampliò le competenze delle comunità e rafforzò il sistema del voto a maggioranza in seno al Consiglio dei Ministri. La riforma che rappresentò il salto di qualità nel processo di integrazione europea è quella realizzata con il Trattato sull'Unione Europea, altresì conosciuto come Trattato di Maastricht, città olandese, nella quale esso venne firmato nel 1992. Al mercato unico si aggiunse allora l'Unione Economica e Monetaria, la cittadinanza europea e la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, come anche in materia di politica estera e sicurezza. L'integrazione andava così ad interessare aspetti centrali della sovranità statale, per esempio le competenze delle banche centrali, la moneta e il diritto di voto per le elezioni amministrative e del Parlamento europeo. Prima di giungere alla entrata in vigore del Trattato di Lisboa nel dicembre del 2009, oggi ancora vigente, si susseguirono altre riforme con il Trattato di Amsterdam nel 1997, di Nizza nel 2001 e fallì il progetto
di un trattato costituzionale per l'Europa che i capi di Stato e di Governo avevano sottoscritto di nuovo a Roma nel 2004. Tutte le riforme dei trattati, quindi del diritto primario, il cosiddetto massimo livello nella gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, tutte le riforme dei trattati si sono orientate senza eccezioni al rafforzamento dell'idea di sovranazionalità. Si tratta di un concetto che serve a distinguere l'Unione Europea, prima le comunità, il termine Unione Europea viene fuori col Trattato di Maastricht, col cosiddetto Trattato dell'Unione Europea. Si tratta, dicevo, di un concetto che serve a distinguere l'Unione Europea dalle altre organizzazioni internazionali. Pier Pescatore, uno dei grandi giuristi dell'integrazione europea, individuava la differenza tra sovranazionalità e intergovernabilità attraverso le risposte a tre domande. Chi decide in seno all'organizzazione internazionale o sovranazionale? Come decide? Con quali effetti decide? Tornerete senz'altro a sentir parlare di Pescatore e della concezione sovranazionale quando dovrete seguire il corso di diritto dell'Unione Europea. La storia del processo di integrazione nel nostro continente non è tuttavia una storia di soli successi. Ho appena accennato il fallimento del Trattato Costituzionale firmato a Roma nel 2004, un trattato elaborato mediante il ricorso ad un metodo certamente democratico, ma che però venne respinto nel 2005 dai cittadini francesi e olandesi che votarono in un apposito referendum. Le ragioni del rifiuto di una Costituzione per l'Europa, 2005, avevano a che vedere molto di più con questioni di politica nazionale piuttosto che con una convinzione dei due popoli, francese e olandese, che fosse sbagliato avanzare nella integrazione. Questo è un punto focale di molte delle crisi che hanno affrontato le comunità prima e l'Unione Europea dopo. Anche la chiamata alle urne per il referendum con il quale i britannici hanno deciso per il Brexit può trovare spiegazione principalmente in questioni di politica interna del Regno Unito. Consapevole della strumentalizzazione interna dei temi di interesse europeo da parte dei governi nazionali e degli effetti che un simile comportamento avrebbe potuto avere sul funzionamento delle comunità, Jean Monnet, con un'affermazione che è divenuta un classico tra le citazioni inerenti all'integrazione, disse: «Ho sempre pensato che l'Europa si farà tra le crisi e che sarà la somma delle soluzioni che si daranno a queste crisi». Le crisi, si potrebbe dire, come opportunità per l'integrazione. Sembra che la storia abbia dato ragione, perlomeno fino ad oggi, a colui che molti considerano, Jean Monnet, l'ideologo dell'integrazione europea. Perlomeno fino ad oggi, dicevo, perché nessuno può permettersi di fare pronostici su quale sarà la via d'uscita dalla crisi che attualmente sta soffrendo l'Unione. Una delle grandi incognite, la cui soluzione condizionerà il futuro dell'Europa, si riferisce ai modi e ai tempi della Brexit. Ci sarà la Brexit? Qualche settimana fa il Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in dichiarazione a un mezzo di comunicazione, ha detto: ma non è sicuro che finalmente ci sia la Brexit. Brexit, si dice dal governo britannico, means Brexit, però nessuno sa cosa significa Brexit. Sono diventate molto famose quelle vignette pubblicate da un quotidiano inglese nelle quali si vede nelle prime vignette alla prima ministro Theresa May che dice: Brexit means Brexit,
subito dopo un'altra vignetta in cui entra in biblioteca e poi un'altra in cui va a cercare un dizionario e a cercare Brexit. Brexit means Brexit, però nessuno sa esattamente cosa significa Brexit. Non molto rilevante sembra essere, agli effetti del Brexit, l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, che per la prima volta nella storia dell'integrazione prevede un procedimento per portare a termine l'uscita di uno Stato dal club europeo. Quello che ci si aspetta è una difficile negoziazione nell'ambito della quale si discuterà essenzialmente della libertà di circolazione, che piace poco agli inglesi, e del mercato unico, nel quale i britannici si impegneranno invece a rimanere. La risposta che si darà alla tensione tra questi due aspetti fondamentali dell'integrazione europea può condizionare le pretese secessioniste di altri Stati membri nel futuro. La Brexit ha molto a che fare con le visioni nazionaliste e con episodi di xenofobia che negli ultimi tempi si sono affermate praticamente in tutti gli Stati dell'Unione e che risultano incompatibili coi valori enunciati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, eguaglianza, Stato di diritto e garanzia dei diritti umani che comprendono i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. L'integrazione dei migranti e l'accoglienza dei rifugiati, in contesti in cui le risorse finanziarie sono scarse, sta mettendo l'Unione davanti ad una prova difficile, in cui è in discussione addirittura uno dei fondamenti delle comunità ormai dell'Unione, la solidarietà tra i membri dell'Unione. Il nazionalismo, c'est la guerre, è la guerra, disse a suo tempo il presidente francese Mitterrand durante la sua ultima comparizione dinanzi al Parlamento europeo. Si tratta, io ne sono convinto, di un'affermazione esagerata, ma comprensibile perché pronunciata da chi, come lui, aveva vissuto due guerre mondiali nel suo paese. Il fatto incontestabile è che oggi il nazionalismo cresce in quasi tutti gli Stati ed intende colpire due obiettivi: l'Unione Europea e gli stranieri. La difesa, chi l'avrebbe mai detto, la difesa dello Stato-Nazione si porta avanti a costo di attribuire a Bruxelles la responsabilità di tutti i mali, dimenticando che il reale potere dell'Unione non risiede né a Strasburgo, una delle sedi del Parlamento europeo, né alla capitale belga, ma nei governi e parlamenti nazionali. È necessario costruire una identità europea alla quale alcuni Stati si sono però opposti a partire del Regno Unito. Una identità che non competa con le identità nazionali, non le minacci, ma che invece sia ad esse complementare e che sia in grado di rinforzarle. Può sembrare incredibile, però oggi, all'inizio del XXI secolo, le cose stanno così. L'Europa alla ricerca di un'identità. Chi lo avrebbe mai detto? La gestione della crisi economica ha contribuito a delegittimare fortemente l'Unione, in particolare in alcuni Stati membri, all'interno dei quali si sono aggravate le disuguaglianze, è cresciuta vertiginosamente la povertà e la disoccupazione giovanile raggiunge cifre inaccettabili. L'Unione, diceva Jean-Claude Juncker due settimane fa a Strasburgo, non può rassegnarsi al fatto che questa, la vostra, questa generazione di giovani sia la prima dal dopoguerra a vivere peggio dei suoi genitori. L'Unione non può rassegnarsi. L'immagine della Troica, i tagli alla spesa sociale,
l'austerità ad oltranza ed i dubbi sul futuro dell'euro devono lasciare il passo ad altri tipi di politiche che coinvolgano attivamente l'Unione, che non può essere vista sempre e solo come l'unica responsabile delle misure che hanno un impatto negativo sui cittadini. La lotta al terrorismo e la garanzia della sicurezza sono ulteriori fattori che stanno mettendo alla prova l'Unione Europea. È necessario rafforzare la cooperazione di polizia e la politica di difesa comune. L'assenza di una cooperazione militare costa agli Stati membri, in termini di bilancio pubblico, 20 miliardi all'anno, 20 mila milioni di euro all'anno. L'Unione Europea deve superare, completare, se volete, la sua immagine di potere blando. Siamo bravissimi, siamo i primi al mondo in cooperazione allo sviluppo, i primi al mondo. E invece abbiamo notevoli difficoltà di coordinamento ogni qualvolta gli eserciti degli Stati membri partecipano in missione di pace all'estero. La Brexit, i nazionalismi, la xenofobia, la crisi economica e le disuguaglianze, il terrorismo, la sicurezza. Sono molte le sfide che l'Europa deve affrontare negli anni a venire. Sfide che, secondo l'opinione di alcuni, possono mettere in pericolo il futuro dell'Unione. C'è anche qualcuno, anche Monet penserebbe in questo senso, c'è anche qualcuno che ritiene che questa crisi possa rappresentare una nuova opportunità per l'integrazione, e cioè che la risposta degli Stati, almeno di alcuni di essi, potrebbe essere più Europa. Europa a due velocità, un'Europa a geometria variabile, un'Europa asimmetrica, che ormai esiste in certi ambiti, Unione Economica Monetaria e Schengen molto particolarmente, e anche Carta dei Diritti Fondamentali, un'Europa a due velocità che ormai esiste, però che potrebbe essere la proposta di certi Stati, rafforzare la cooperazione per andare avanti e superare questa crisi. Solo il passare del tempo ci darà la risposta. Molte delle decisioni che gli Stati membri e l'istituzione dell'Unione adotteranno per fare fronte a tutti questi problemi verranno prese mentre voi porterete avanti gli studi del diritto nei prossimi 4 o 5 anni. Sarete testimoni, come tutti noi, di queste decisioni e potrete commentarle con i vostri professori. Il diritto, lo dicevo all'inizio, ha avuto un ruolo fondamentale in tutto il processo di integrazione europea. Le decisioni politiche che hanno dato forma all'Unione si sono sempre tradotte in regole giuridiche, nel diritto primario, nei regolamenti e direttive ed in altre fonti tipiche ed atipiche. L'intervento dei giuristi si rendeva particolarmente necessario in un contesto come quello delle comunità degli anni 50, nel quale si intraprendeva un cammino fino ad allora sconosciuto. La cessione di sovranità per integrarsi in una comunità di stati non conosceva dei precedenti nel diritto internazionale pubblico. La Corte di Giustizia, allora delle comunità europee, in una delle sue sentenze più famose, nel caso Van Ghem, deciso nel mese di febbraio del 1963, stabilì con fermezza che la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settore limitati, ai loro poteri sovrani. Ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini. La Corte di Giustizia, in effetti, è stata protagonista di alcuni dei momenti più importanti del processo di integrazione,
guardati dal punto di vista del diritto e commentati dagli scritti dei giuristi. Si dice che quando nel 1954 fu sottoposto alla Corte di Giustizia il primo caso, l'allora presidente, l'italiano Massimo Piloti, stappò una bottiglia di champagne per festeggiare coi suoi colleghi. Erano molti quelli che a quel tempo dubitavano della capacità del diritto e del suo interprete ultimo, cioè la Corte di Giustizia, di risolvere i conflitti ai quali avrebbe dato luogo l'integrazione sovranazionale. Si confiava molto di più nell'operato dei governi nazionali, in particolare dei ministri degli esteri e nella diplomazia, piuttosto che nei tribunali e nel diritto. Governi, tribunali, diplomazia, diritto. Il trascorrere del tempo, però, confermò che, come suggerì il primo presidente della Commissione europea, il tedesco Walter Hallstein, l'Europa era una comunità di diritto, affermazione che è stata poi più volte ripetuta dalla Corte di Giustizia. L'Unione Europea è una comunità di diritto. Luc van Middelaar è un filosofo e storico olandese che ha recentemente pubblicato una delle riflessioni più acute sul processo di integrazione. Nel suo libro Le Passage à l'Europe ricorda le tre posizioni ideologiche con le quali si individuano comunemente le alternative su cui può fondarsi il processo di integrazione: l'Europa degli Stati, il confederalismo, l'Europa dei cittadini, il federalismo, e l'Europa degli uffici, il cosiddetto funzionalismo. L'autore riconduce ognuna di queste posizioni a determinate categorie professionali. Nell'Europa confederale degli Stati si identificano gli storici e gli esperti delle relazioni internazionali. Nell'Europa degli uffici è espressione delle idee degli economisti, dei sociologi e dei politologi. Mentre invece l'Europa federale dei cittadini è ciò a cui aspirerebbero i giuristi. Specialisti, sostiene Middelaar, nel ricondurre ad una certa forma situazioni sconosciute o incontrollate. In effetti, questo può essere stato il ruolo dei giuristi durante questi quasi 70 anni: dare una forma attraverso il diritto a una realtà sconosciuta che in alcune occasioni poteva sembrare incontrollata. In altre parole, trasformare concetti, iniziando forse dallo stesso concetto di integrazione sovranazionale, integrare, trasformare concetti mediante regole giuridiche in fatti istituzionali capaci di orientare l'esercizio del pubblico potere. Non so se il filosofo olandese ha ragione nell'attribuire ai giuristi l'idea di una Europa dei cittadini. Io, da giurista, direi che ideologicamente mi posso identificare con l'Europa federale, l'Europa dei cittadini. Si deve però riconoscere che il ruolo che gli si assegna corrisponde a quello che effettivamente hanno svolto a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Alcuni dei padri dell'idea d'Europa erano giuristi: Spinelli, Adenauer, Robert Schuman, e sicuramente per questo erano coscienti della necessità di articolare attraverso le categorie del diritto la nuova realtà organizzativa e le sue relazioni con gli Stati membri. Condividevano la fiducia nel diritto e nella sua capacità di trasformare l'Europa del dopoguerra, in un momento nel quale si sapeva bene quello che andava evitato, ma non si aveva idea del destino a cui andava incontro un continente profondamente diviso
dopo due guerre sanguinose e devastanti. Sto per concludere. La storia dell'integrazione europea, dicevo non fa molto, non è una storia di soli successi. Però di successi ne abbiamo parecchi. Mi permetto qualche parola su uno dei successi, un successo ben conosciuto. Il programma Erasmus. Il programma Erasmus è iniziato nell'anno accademico 87-88 ed è iniziato coinvolgendo un po' più di 3.000 studenti. L'ultimo anno accademico, l'Erasmus ha servito a 220.000 studenti europei. In totale, in questi 30 anni, 3 milioni e mezzo di europei, la maggior parte tra di essi studenti universitari, hanno partecipato ad una iniziativa comunitaria che serve a dimostrare che le identità in Europa non competono tra di esse, ma sono complementari. Sono convinto che molti di voi vorrete andare in Erasmus nei prossimi anni. Io vi incoraggio a farlo. Tra l'altro, perché se state cercando l'amore, l'Erasmus è un buon mezzo a raggiungerlo. Il 26% di quei 3 milioni e mezzi, il 26%, diciamo più o meno quasi 1 milione di studenti universitari europei, hanno conosciuto la sua coppia nel soggiorno all'estero. Esiste l'Europa? Diamo torto, cari studenti, a Bismarck. L'Europa non è solo un fatto geografico. L'Europa siamo tutti noi. Godetevi i prossimi anni in università. Grazie. Benissimo, direi. Io ringrazio di cuore il professor Sides perché questa lezione è stata davvero una bellissima lezione, non solo per la chiarezza e la limpida esposizione, ma anche perché ha trattato un argomento complesso, rendendolo, credo, perfettamente accessibile a chi magari ha sentito per la prima volta o si è accostato per la prima volta un po' più approfonditamente a questi problemi. E in secondo luogo perché ha messo sul tappeto una serie di aspetti problematici che poi approfondirete nel corso degli studi. E in terzo luogo perché ha richiamato questo ruolo forte del diritto europeo in questo caso, come una sorta di cemento nella costruzione dell'Europa. E di fronte alle spinte disgregatrici o di crisi, come dicevi, di questi tempi, è forse l'ordinamento, la complessità dell'ordinamento, ma anche il fatto stesso che ci si continua a credere, attraverso anche gli organi, il ruolo della Corte di Giustizia, ma anche quello parallelo del sistema CEDU, e rende il diritto un meccanismo che forse è in grado di porre un argine, insomma di rimediare alla crisi latente dell'Europa. Quindi sono davvero molto grato per questa, credo a nome di tutti i colleghi e anche degli studenti qui presenti, per questa bellissima e profonda lezione del nostro collega Alejandro. Grazie ancora. Ora noi ci intratterremo un po' con voi, così per
discutere. Credo che siete tutti ormai studenti formalmente di questo dibattimento e magari questa è l'occasione, in prossimità dell'inizio dei corsi che avranno inizio proprio la settimana prossima, di soffermarci su qualche aspetto magari organizzativo dei corsi e quindi magari se viene con me il responsabile della commissione didattica, il professor Colapietro, così possiamo anche rispondere. Naturalmente, siccome è qui, prima che non ce lo lasciamo scappare, se invece c'è qualcuno di voi che ha piacere di soffermarsi o di chiedere al professor Sainz qualche chiarimento o lo sviluppo di qualche profilo, io penso che questa sia l'occasione buona per farlo. E quindi ditemi se c'è qualcuno che magari ha un dubbio, oppure anche sull'Erasmus, dice. No, il richiamo all'Erasmus è stato quanto mai opportuno, perché questa università ha creduto fortemente nel progetto Erasmus ed è ormai un punto di riferimento negli scambi europei. Molti nostri docenti, ne vedo qui alcuni particolarmente impegnati sul piano dell'Erasmus, il professor Ressa, il professor Albazzi, che sono frequentemente all'estero e hanno intrecciato una densa serie di rapporti, anche Giulio Napolitano, al quale si deve anche la proposta di un'attivazione di un corso di diritto amministrativo europeo in lingua, vedremo se il prossimo anno si riuscirà a farlo decollare. Come dire, c'è da parte di molti colleghi, di tutti, ma in particolare di alcuni che hanno una maggiore sensibilità verso il profilo europeo e verso i rapporti che mantengono intensi con l'intero sistema europeo, una spinta ad allargare, a offrire qui nella sede nostra insegnamenti che coprono trasversalmente discipline a livello non solo nazionale ma anche a livello europeo. E poi naturalmente anche l'aspetto organizzativo, l'università si è dotata di un ufficio Erasmus che lavora a pieno ritmo, e il nostro dipartimento ha due persone che si occupano esclusivamente dell'Erasmus, quindi una prospettiva alla quale dovete guardare con convinzione, perché quello che ha detto il collega è veramente una verità, ecco. Cioè che il periodo di studio all'estero è certamente un arricchimento, me lo confermano tutti gli studenti laureandi, ma anche solo studenti con i quali abbiamo rapporti, e gli studenti stranieri che vengono da noi in notevole numero. La rete di rapporti con l'Europa è una rete molto fitta, molto densa, e quindi avrete la possibilità. La Spagna è uno dei posti più gettonati, ma adesso si cominciano a vedere che le preferenze dei vostri colleghi si rivolgono anche al resto dell'Europa. Inghilterra, speriamo, per adesso non cambia nulla, credo, no? Sei d'accordo con me? In questo momento non cambia nulla. Germania, Francia, pensateci, insomma, ecco. Siamo qui adesso a vostra disposizione se volete intrattenervi sia sulle cose che sono state oggetto della lezione, sia per qualche aspetto organizzativo. Prego. Sì, parli un po' più forte.
Il numero in questo momento dei crediti non ce l'ho presente. Credo, perché un aspetto, come dire, organizzativo non l'ha trovato sul sito, ma neanche sul sito del Dipartimento nostro. Ma questo semmai è la segnalazione di un aspetto al quale possiamo rimediare. Credo che diciamo, ha un senso la frequentazione dell'Erasmus dal terzo anno in poi, no? Perché il vostro corso si articola su 5 anni, beh, per andare fuori, per avere un minimo di come dire, proficuo svolgimento dello studio dell'Erasmus, è necessario possedere le basi, irrobustirvi. Nelle materie fondamentali e quindi soprattutto in quelle dei primi 2 anni che costituiscono l'ossatura poi degli studi di diritto, no? Quindi il numero dei crediti preciso, come dire, un aspetto amministrativo, credo che neanche tu te lo ricordi, no? Quindi diciamo mirate agli insegnamenti fondamentali, perché gli insegnamenti fondamentali, voi sapete che il corso si sviluppa su insegnamenti fondamentali e insegnamenti opzionali. E gli insegnamenti opzionali sono naturalmente collegati a insegnamenti, sono sviluppo, approfondimento di profili che appartengono agli insegnamenti fondamentali. Senza i fondamentali non ha senso intraprendere il percorso Erasmus. Naturalmente la scelta va mirata a secondo dei luoghi che avete prescelto dove andare, perché ci sono discipline. Faccio un esempio: se andate in Spagna, il diritto privato spagnolo è più vicino a quello italiano e quindi c'è la possibilità che magari anche materie dell'ambito del diritto privato possono essere proficuamente sostenute in maniera più ampia nella sede Erasmus, mentre se l'ordinamento è diverso, o i diritti, in particolare in questo caso il diritto privato è molto diverso, c'è una maggiore difficoltà anche nel reciproco riconoscimento dei crediti. Quindi dovete un po', diciamo, calibrare il luogo nel quale pensate di andare, non solo con l'appetibilità della sede dal punto di vista, come dire, diciamo turistico, perché no? Non è mica un aspetto da sottovalutare, no? O per il tipo di vita, per il genere di vita, ma anche in relazione agli studi che pensate di poter sostenere in Erasmus e quindi per orientarli in una certa direzione. Questo favorisce poi il reciproco riconoscimento dei crediti, no? Bene. Prego, prego. Chiaro? Sì. Cioè, bisogna, direi, convincere ai giovani che l'unione ha senso, che ci sono vantaggi dal fatto di essere membro dell'unione. Presentare l'unione come, diciamo, un'organizzazione che decide, direi, vorrei essere molto chiaro, decide in senso favorevole ai cittadini, cioè che l'Unione serve ai cittadini, essendo italiani, francesi, tedeschi, e non presentare l'Unione come una sorta di mostro che prende soltanto delle decisioni che vanno a provocare effetti non sempre positivi sui cittadini. Insomma, chi sono i più convinti
dell'integrazione. Cioè, tutti i dati lo confermano. Gli studenti che hanno partecipato all'Erasmus, 85% degli studenti che hanno partecipato a un Erasmus, inglesi, cioè cittadini del Regno Unito, hanno votato a favore dell'appartenenza britannica all'Unione Europea. Questo, voglio dire, è un buon esempio del modo in cui l'Unione Europea deve convincere ai cittadini, soprattutto ai giovani, che l'Unione ha senso. Cioè, forse bisogna riempire di contenuto la cittadinanza europea, che ormai viene limitata a aspetti, se mettiamo a parte il diritto di voto, aspetti molto simbolici. Forse ha pieno senso convincere che la cittadinanza è qualcosa di più del diritto di voto alle elezioni amministrative al Parlamento europeo quando uno risiede legalmente all'estero in un altro Stato dell'Unione. Forse bisogna anche, direi, prescindere da certi limiti che ancora oggi esistono alla libera circolazione e al libero stabilimento. Crediamo veramente che l'Europa è uno spazio senza frontiere interne, quello è chiaro, però ci sono ancora parecchi limiti, cioè scritti con la lettera piccola, alcuni tra di essi derivano anche di giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ostacolano la libera circolazione e stabilimento. Cioè, bisogna prendere delle decisioni che servano a convincere. E non è facile, soprattutto in tempi in cui l'Unione è molto messa in dubbio da tanti stati, in momenti in cui l'Unione non ha delle risorse per partecipare attivamente nella lotta contro la crisi, perché tutto il mondo ha deciso, tantissima gente in Europa, che l'Unione ha tutto fatto male per gestire la crisi e invece gli stati sembra che hanno fatto tutto bene. Quando pensiamo alla Troica, pensiamo essenzialmente all'Unione, perché il Fondo Monetario Internazionale a noi è lontano, però noi vediamo lì l'Unione, perché vediamo alla Commissione Europea. Sono quelli che vanno in Grecia, che vanno in Portogallo, che vanno in Irlanda e che dicono tagliate ancora di più. E l'effetto di quei tagli è l'incremento della disuguaglianza in seno a questi stati. Insomma, bisogna presentare l'Unione in un altro modo, bisogna prendere ancora delle decisioni che convincano alla maggior parte dei cittadini europei, soprattutto ai giovani, perché il futuro è vostro e l'Unione è vostra negli anni, nei prossimi anni, che l'Unione ha senso perché serve. E serve a volte per decidere, forse non in senso favorevole, però tantissime volte anche in senso. Cioè, l'esempio dell'Erasmus è senz'altro, e secondo me, il più valido. Margaret Thatcher diceva nelle sue memorie che non riusciva a capire come mai il Regno Unito aveva votato a favore dell'Erasmus, perché si era dimostrato il principale strumento per la creazione di una cittadinanza europea, di cittadini europei convinti che l'Unione ha senso. Prima che ci fosse l'Erasmus, andare all'estero ed avere una convalida degli studi fatti all'estero era missione impossibile, impossibile. Interveniva addirittura il Ministero per gli Affari Esteri di ogni Stato, cioè era missione impossibile. Oggi invece è perfettamente possibile, è molto semplice per i cittadini. Un altro dato, oggi grazie all'assenza di frontiere interne, 130.000 camion circolano ogni giorno per l'Europa cambiando paese, senza nessun controllo. Quando dopo gli attentati e dopo la spinta in favore di ulteriori misure di sicurezza ci sono stati quelli che hanno difeso basta con la libera circolazione, bisogna ristabilire i controlli frontalieri, i camionisti sindicati hanno ricordato che
Se le frontiere fossero ristabilite, ciò costerebbe ai cittadini, che alla fine pagano le merci che tutti questi camion portano, costerebbe 15 miliardi all'anno in Europa. Cioè, Europa ha senso. Però nessuno sa tutte queste cose. Forse Europa deve fare anche uno sforzo per presentarsi, cioè farsi viva come una organizzazione che serve. Il microfono, quello portatile, che sarebbe stato utile, ma insomma ci attrezziamo, c'è il microfono, venga lì, magari può esprimerlo da lì, viene più semplice. Sì. Sa nessuno, non lo sa. Prima di tutto perché il tramite per l'uscita non è ancora iniziato formalmente. Ci deve essere una domanda formale del Regno Unito, cosa che ancora non ha fatto, e non sappiamo quando lo farà. I francesi, i tedeschi dicono dovete farlo subito, gli inglesi dicono, i britannici dicono lo faremo al nostro modo e non c'è una urgenza. E non si sa, perché l'unica cosa che possiamo immaginare è che il governo britannico, la sua intenzione è andare fuori dell'Unione, però mantenendo quello del diritto della Unione che più serve ai suoi interessi, soprattutto economici. Ciò significa essenzialmente il mercato unico. Però il mercato unico è inconcepibile senza la libera circolazione e il libero stabilimento. Loro hanno votato soprattutto contro la libera circolazione. Cioè le generazioni 50 in più hanno votato contro gli stranieri europei, stranieri nel Regno Unito. Per cui questa tensione è una tensione, cioè, in astratto irrisolubile. Tu vuoi rimanere nel mercato unico, però non vuoi la libera circolazione, il libero stabilimento, il mercato unico è inconcepibile senza queste due. Come andranno avanti? L'Erasmus non dovrebbe essere un problema, perché ci sono stati non membri dell'Unione che partecipano all'Erasmus, gli stati dello spazio economico europeo ad esempio. Cioè, però alla fine tutto dipenderà dall'accordo finale tra Unione e Regno Unito, chissà come andrà a finire. Teoricamente c'è un periodo di 2 anni, una volta che la domanda è formalmente fatta, per farla finita. Non so se l'Europa e il Regno Unito saranno capaci di arrivare ad una decisione entro 2 anni. Tra l'altro, badate bene, chi è l'attuale ministro degli esteri nel governo di Theresa May? È proprio Boris Johnson, quello che ha sostenuto fortemente con un discorso molto demagogico, cioè il Brexit. E la Commissione europea ha già nominato il suo negoziatore, che è un francese fortemente convinto dei vantaggi dell'Unione, per cui da queste nomine uno può immaginare che le cose non saranno mica facili. Però alla fine in Europa, in questi ultimi 70 anni, tutto si è risolto. Immagino che se c'è Brexit, perché chissà se ci sarà, no? Se c'è Brexit, ci sono molti nel Regno Unito che hanno già fatto per un secondo referendum, deve oppure no esserci una decisione del Parlamento britannico prima di iniziare i negoziati con l'Unione. Se quella decisione deve essere, è molto importante sapere quando si prende, perché devono esserci oppure no elezioni prima di quella decisione. Se ci sono delle elezioni può cambiare anche la composizione della House of Commons,
Se cambia quella composizione, il Parlamento è sovrano conforme ai principi costituzionali del Regno Unito, per cui potrebbe decidere contro il proprio popolo, no? Che poi ha preso una decisione molto, insomma, molto stretta. Molto, sì. Per cui è tutto per definire, non sarà facile, però cerchiamo di immaginare che ci sarà qualcosa e che tutti alla fine rimarremo più o meno soddisfatti con la decisione finale. Con l'occasione, arrivo subito, anzi le possiamo dare il microfono. Abbiamo fatto un accertamento, me lo ha suggerito il collega professor Ruotolo, per i crediti. Non c'è un numero minimo di crediti, ma c'è una graduatoria e siccome appunto di solito si accede dal terzo anno in poi, si può accedere anche prima, ma è chiaro che nella graduatoria chi ha un maggior numero di crediti finisce per stare avanti. Quindi, come dire, l'accesso è di fatto libero, cioè di diritto libero, ma di fatto la graduatoria impone che si arrivi con un congruo numero per potersi piazzare, perché i posti naturalmente sono un certo numero limitato, ecco. Quindi un certo, c'è uno stock annuale di posti che non so se riusciamo, se la statistica mi dice che riusciamo a soddisfare tutte le esigenze, ma insomma ci avviciniamo molto, ecco. Quindi siate fiduciosi da questo punto di vista. Dov'è? Ecco. Volevo fare una domanda al professor Arnais. Lei prima aveva parlato di un'Europa che va a due velocità. Io mi chiedevo, sebbene tutti diciamo appunto gli enti sovranazionali sono stati utilissimi e anzi hanno favorito di molto lo sviluppo, però ultimamente appunto vediamo che paesi che non hanno adottato l'euro alla fine, sebbene ovviamente diciamo meno ricchi e prosperi dell'Europa dell'Ovest, comunque sono cresciuti, mentre invece l'area euro è ristagnante. Dato appunto che comunque ogni paese dell'Unione ha un'economia differente, ha i servizi molto vari, perché c'è chi non ha ovviamente la potenza industriale tedesca, non sarebbe stato meglio se invece almeno le economie nazionali appunto fossero state separate, con mercati unici e libere circolazioni, ma che appunto almeno per quanto riguarda l'economia non ci fossero stati un ente sovranazionale, appunto come ad esempio la Troica, che non si poteva certo pretendere che la Grecia potesse essere una potenza industriale come fosse la Germania, e quando è stata in difficoltà l'unica cosa che hanno proposto di fare era stata tagliare i costi e austerità. Sono in molti a dire che l'euro, così come disegnato dopo il Trattato dell'Unione Europea, con le condizioni per l'accesso degli Stati e così via, era ed è ancora oggi uno sbaglio. Ci sono molti a dire, economisti, politici, che l'euro ancora oggi è uno sbaglio. Forse sarebbe buono prendere la decisione di ritornare alle monete nazionali. Io non sono economista, non posso criticare queste posizioni in termini diciamo economici, però da cittadino europeo e da quello che ci dicono gli altri, voglio dire quelli che sostengono l'euro, cioè i rischi del ritorno alle monete nazionali sarebbe proprio inassumibile. Forse propongono quelli che sostengono l'euro e che lo sostengono anche a futuro, si devono dare dei passi per garantire più integrazione. Ad esempio, quello che ci manca oggi, una politica fiscale comune. E quella sarebbe una decisione, un'altra decisione rivoluzionaria. Però siccome negli ultimi 70 anni se ne sono presi parecchi in Europa, perché non immaginare anche una politica fiscale comune che servirebbe a garantire molta più stabilità con la moneta comune e molta più prossimità tra gli stati che hanno l'euro come moneta comune. La soluzione nei prossimi 15 anni, però da quanto ne so, ogni giorno sono in più quelli che sostengono in Europa
la necessità di una politica fiscale comune, respinta soprattutto dai tedeschi, che oggi come oggi sono quelli che decidono, però non è detto che tra 10-15 anni le cose saranno così. E qualche altro intervento? Anche da lì su, vi possiamo sentire anche lì su. Ecco, è arrivato, bravo. Sì. Aspetta, non la sentiamo bene, può scendere un secondo? Anche qui oppure si mette qui al centro, è un problema di ecco, silenzio per favore. Senso rispondere alla domanda, comunque sia, quella Costituzione non ugualmente oggi come oggi nei rapporti che esistono tra la Costituzione delle comunità, che senz'altro c'è dal punto di vista materiale, c'è un diritto chiaramente costituzionale, soprattutto in seno al Trattato dell'Unione Europea, e le Costituzioni nazionali. Io non vorrei anticipare gli insegnamenti che senz'altro avrete anche nei primissimi anni della laurea in giurisprudenza, però cioè i rapporti tra Costituzione, tra virgolette, europea e Costituzione nazionale a volte non sono facili. Cerchiamo di fare del nostro meglio da costituzionalisti, diciamo, nazionale, a spiegare in modo non traumatico quel rapporto. Però voi continuerete ad ascoltare in aula la Costituzione e la norma fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, fonte della validità delle altre. Oggi forse in Europa quello è così soltanto in parte. Io non dico di più, perché tocca ai miei colleghi di costituzionale, diritto dell'Unione Europea, cercare di spiegare. Però quel che capita, io una semplice intuizione, no? Quel che capita è che noi da giuristi ci muoviamo ancora, utilizziamo ancora delle categorie, diciamo, classiche, categorie costruite ormai da 250 anni in poi. Quelle categorie non servono completamente per spiegare fenomeni nuovi, assolutamente nuovi, come l'integrazione sovranazionale. Il vecchio non è morto, il nuovo non è nato completamente. Per cui in quella tensione cerchiamo di navigare il meglio possibile, però non sono facili. Cioè a volte costa spiegare in modo comprensibile per un studente del primo, secondo, terzo anno della laurea di giurisprudenza il rapporto tra Costituzione e diritto della Unione, soprattutto col diritto materialmente costituzionale. Prego. Cominceranno tra qualche giorno ad entrare nel vivo di questi, no, col corso di istituzioni di diritto pubblico che si tiene al primo semestre, che inizia proprio la settimana prossima. Lì ci sarà un primo grande approccio a questi problemi, che poi saranno approfonditi nel corso di diritto costituzionale al secondo anno e in quello di diritto dell'Unione Europea. Quindi questa tematica ve la ritroverete in maniera ricorrente in tutti i risvolti problematici che già però avete cominciato a
a conoscere, e da quello che vedo dalle domande che avete formulato, critiche, anche ad apprezzare la necessità di un approfondimento, insomma la sete di approfondimento su alcuni aspetti che già adesso vi sembrano problematici. Mi pare insomma che la prima lezione abbia già ottenuto un ottimo risultato come stimolo quantomeno alla conoscenza. Noi siamo qui, se c'è qualcun altro che vuole intervenire lo faccia senza problemi. Ecco, se no il professor Colapietro vi ricorda qualche... Se intanto qualcun altro vuole intervenire, allora lunedì, da lunedì cominciano i corsi, parliamo ovviamente per voi del primo anno, i canali AD ed EO hanno le lezioni su lunedì, martedì e mercoledì. Canale PZ hanno le lezioni su mercoledì, giovedì e venerdì. Già è tutto pubblicato sul sito, abbiamo aggiornato anche le varie pagine docenti, diciamo, dove potete vedere i programmi e tutto. In ogni caso, le tre materie che seguirete in questo semestre per voi sono appunto istituzioni di diritto pubblico, storia del diritto privato romano e filosofia del diritto. Mi raccomando, gli adempimenti amministrativi collegati al perfezionamento dell'iscrizione, perché quello poi dopo ci comporta tutta una serie di problematiche, altrimenti per sostenere poi dopo gli esami. Quindi completate queste procedure, se ci sono dei problemi ritornate in segreteria e risolveteli, perché altrimenti poi ci troveremo subito con i primi problemi quando andrete a fare gli esami, diciamo a gennaio per i primi esami. Per il resto, diciamo, ecco, il sito cominciate a consultarlo regolarmente, perché tutte le novità vengono comunicate tempestivamente, e anche i vari, appunto, le varie pagine personali dei docenti e delle materie, diciamo, che vi riguardano. Aggiungerei l'attenzione ai profili, come dico, ormai avviene tutto telematicamente, no? La lezione no. Grazie a Dio ancora la lezione la facciamo guardandoci negli occhi, ecco. Però prenotazioni agli esami sono diventate assolutamente necessarie, perché altrimenti l'esame non si può sostenere. Anche noi procediamo con una registrazione elettronica, e se non troviamo il nome dello studente già pronto, impacchettato nella maschera che ci compare, poi non possiamo registrare l'esame. Ma insomma, questa è un'attenzione che, diciamo, da qui a 3 mesi, credo che di solito gli studenti entrano immediatamente in sintonia con la vita del dipartimento, che, vorrei ricordarvelo, è una vita molto animata, nel senso che vi suggerisco di cogliere le tante occasioni che ci sono, convegni, seminari di studio, incontri. Qui non costituiscono l'eccezione, ma la regola di ogni settimana. Ecco, si occupano di tante cose, di tanti profili, qualche volta di temi che sono a cavallo tra diritto ed altre discipline. Tanto per dirvi, la prima settimana di lezioni si terrà proprio qui nell'Aula Magna il convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo, nel quale tratterà un tema che interessa tutti i cittadini, il tema della cattiva amministrazione, la mala amministrazione. E quindi un tema, come dire, certo, voi ancora non conoscete il diritto amministrativo, ma tante cose, no? Magari scegliendo solo una relazione tra quelle che trovate, ecco, se vi va assistete, ce l'avete a portata di mano, così come tante altre iniziative che troverete pubblicizzate, ripeto, settimanalmente. È un modo per collegarsi in un'altra maniera agli studi di diritto, e anche per sentirsi partecipi della vita, ripeto, animata del nostro dipartimento. Bene, se abbiamo
esaurito le domande, allora ci possiamo congedare ringraziando ancora una volta per la sua disponibilità e per l'eccellente lezione il professor Saïd Arnaïs, sperando di averlo ancora tra noi. Prego, eccoci. Per il no al Brexit. Difficile dirlo, credo, no? È difficile. Servirebbero molte delle decisioni che dovrebbero essere prese dalle istituzioni dell'Unione, che accennavo all'inizio del dibattito al suo collega, insomma. Però certamente, soprattutto nelle isole britanniche, cioè le generazioni, diciamo, più anziane sono quelle che sin dall'inizio hanno sentito meno il vincolo con l'Europa Unita. Di fatto, negli anni 50 i membri fondatori erano 6, dovevano essere 7, però il Regno Unito ha respinto esplicitamente la possibilità di partecipare all'Unione. Soltanto all'inizio degli anni 70 hanno deciso di partecipare. Sin dall'inizio partecipare sì, ma con delle regole che servivano ad eccezionare l'applicazione di una parte del diritto comunitario nel territorio delle isole britanniche. Per cui il rapporto è stato sempre amore e odio. Invece il rapporto degli italiani, molto maggioritariamente degli spagnoli, direi addirittura dei francesi, almeno fino a qualche tempo fa, di molti altri cittadini di altri stati europei, è stato sin dall'inizio di amore con l'idea dell'integrazione. Invece il rapporto dei britannici è stato meno chiaro sin dall'inizio. La signorina voleva... Come possiamo fare noi giovani? Incominciate dall'Erasmus. E crederete che l'Unione ha senso. Poi, badate bene, ad esempio qui, no? I rifugiati, l'immigrazione illegale, le politiche in materia di rifugiati e di immigrazione non sono politiche comunitarie. Appartengono ancora oggi agli Stati. Cioè, perché l'immagine che molti alla fine reteniamo nei nostri occhi è l'immagine dell'Unione come l'entità, l'organismo, l'organizzazione che ha fatto tutti questi guai col problema dei rifugiati, degli immigrati. Cioè, le possibilità dell'Unione di intervenire in materia sono molto limitate. Gli Stati non hanno gestito bene il problema e alla fine l'idea che si è trasmessa anche a lei, però a tantissimi cittadini dell'Unione Europea, era che i guai erano tutti stati fatti dall'Unione. L'Unione non ha nulla, il Frontex sono 3.000 funzionari dell'Unione, 3.000 per controllare le frontiere. Però il controllo delle frontiere esterne non appartiene all'Unione, è un controllo di competenza nazionale, la guardia doganale di ogni Stato membro. Perché alla fine l'idea che si è trasmesso a tutti i cittadini europei è che sono le istituzioni dell'Unione che non hanno gestito bene? È sicuro? Assolutamente. Guardate bene, quando si parla il bilancio si è fatto il discorso a proposito del referendum Brexit, no?
tutti quei miliardi che spendono a Bruxelles i funzionari, cioè i funzionari dell'Unione Europea non sono più in tutto il territorio dell'Unione di 30.000, in tutto il territorio dell'Unione, meno del comune di Roma, in tutto il territorio dell'Unione. E dovete sapere che l'85% del bilancio dell'Unione viene speso dagli stati, l'85%. Cioè, certo che il bilancio dell'Unione viene integrato dalle apportazioni che fanno gli stati membri, perché le risorse proprie sono una piccolissima parte, però alla fine quei soldi sono spesi dagli stati, non dalle istituzioni comunitarie, dagli stati che danno esecuzione a decisioni comunitarie, certamente, però vengono spesi entro gli stati dalle amministrazioni degli stati, non dall'Unione. Non è una spendacciona l'Unione Europea, no, assolutamente no, contrariamente a quello che si è fatto vedere. Cioè dello stesso modo che quando dicevano ogni giorno il Regno Unito esporta alla cassa centrale dell'Unione non so quanti milioni di euro, dicevano, o di livre sterline, però era un dato falso, alla fine si è dimostrato che era meno di metà. Cioè, però il discorso che si è fatto a proposito del Brexit nella campagna elettorale del referendum, nella campagna referendaria, è stato un discorso pieno di menzogne, verità soltanto in parte e soprattutto molta demagogia, appunto, molta demagogia. Si è fatto vedere all'Unione come quello che non c'è. Auguri e buon lavoro.